Il commiato non poteva passare inosservato per i fedeli, ma soprattutto nei cuori delle persone e dei protagonisti. E con la voce rotta dall'emozione, l'arcivescovo di Salerno, Luigi Moretti, ha presieduto ieri al Duomo la sua ultima celebrazione dopo le dimissioni per motivi di salute accettate da Papa Francesco. Il suo, ha ricordato, è stato un arrivederci in un ambiente nel quale si è sentito subito a casa. Cari amici, spero che l'emozione non faccia brutti scherzi. Ho sentito il bisogno così di testimoniare davanti a tutta la nostra Chiesa il mio grazie, il grande grazie a Dio. Questa Chiesa è diventata la mia Chiesa, la mia famiglia, la mia casa, la mia avventura. Tante le istituzioni civili e militari a rendere omaggio al patriarca salernitano, il cui posto sarà preso ora da Andrea Bellandi. Non è passato inosservato il messaggio del sindaco di Salerno Enzo Napoli, in un rapporto, quello tra cura e comune, spesso contraddistinto anche da forti polemiche. Non è senza emozione che prendo la parola in questa cerimonia di questa sera, di un arrivederci a Sua Eccellenza. E lo dico dal profondo del cuore. Lei ha voluto dare un arrivederci alla sua gente, alla nostra città, sapendo che però lei resterà comunque tra di noi, sentendosi non ospite, ma nostro concittadino nell'accezione più alta del termine.